La parte sul pubblico dominio, cioè vi ricordate, ho detto, dobbiamo però pian piano spostarci di là. Pubblico dominio è questa cosa qui, però in realtà ci sono altre, io vi ho citato il caso B come al solito, cioè scadono i diritti, passano 70 anni dalla morte, l'opera diventa libera. Occhio, perché anche qui il caso Anna Frank è stato istruttivo. Il caso Anna Frank cosa è successo? Che se lo ricorda? Anna Frank è morta nel 45 e ingenuamente tu potresti pensare che nel 2016, 70 anni, e quindi il libro, il suo famoso diario di Anna Frank in pubblico dominio. No, perché? No, non è stato pubblicato dopo, attenzione, perché è un problema di 70 anni dalla morte, quindi non c'entra quando è stato pubblicato. C'era un altro inghippo, non lo sapete? Ah, il padre ha messo le mani sull'opera, cioè non è solo uno che l'ha pubblicato, è uno che ha partecipato in modo creativo all'opera, nel senso che lui ha preso gli appunti di Anna e li ha integrati e li ha anche resi in forma più narrativa, ha fatto diventare una sorta di romanzo, mentre i suoi erano un vero diario. E quindi i 70 anni non partono dalla morte di Anna Frank, ma partono dalla morte di Otto Frank, che è morto nel 1980. Quindi cadenza 2051. Se nel frattempo la legge non cambia, perché stanno già pensando di portarla a 90 anni. Quindi se nel frattempo cambia la legge, non è più 2051, ma diventa 2071. Ok? Quindi vedete che non c'è mai questo pubblico dominio. Poi c'è una forma di pubblico dominio che è by law, potremmo dire, per legge, cioè i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, cioè le leggi, le sentenze, le delibere, i testi, non so, di discorsi pubblici del Presidente della Repubblica, queste cose qua sono in pubblico dominio, solo se sono atti ufficiali, cioè se sono documenti che, come dire, in cui si esprime il potere pubblico, ok? La sentenza è il classico esempio. La sentenza la scrive un giudice, c'è anche il nome e cognome del giudice in fondo. Quindi è un testo creativo indubbiamente. A volte anche, come dire, con delle riflessioni giuridiche anche raffinate, non sempre, a volte sì. Eppure pubblico dominio, perché è una sentenza del tribunale, quindi in quel momento lui non è Mario Rossi, dottor Mario Rossi, ma è tribunale di Lodi. E poi c'è il famoso CC0, non so se lo conoscete, se avete parlato di Creative Commons, CC0 è quella forma, diciamo, estrema di Creative Commons per cui rinuncio totalmente al diritto d'autore. Quindi è un pubblico dominio, potremmo dire, artificiale. Cioè, io se voglio rilasciare queste slide con CC0, è come se sostanzialmente fossi già morto più di 70 anni. Cioè, io dico, usate le mie slide come se io fossi già morto più di 70 anni. Anticipi quello che normalmente succederebbe. Con un asterisco importante, cioè che noi in Italia abbiamo i diritti morali. Che, come dire, fanno diventare CC0 sempre un po' ristretto, perché l'autore non te lo sei davvero tolto di torno, perché se è ancora vivente lui potrebbe saltar fuori ogni tanto con qualche questione di carattere morale ed esercitare quel diritto là che non può, di cui non può liberarsi, cioè che non può rinunciare, non può decidere di non esercitare tout court, perché potrebbe scegliere in un certo punto di pentirsi e riesercitarlo. Ok, quindi questo è pubblico dominio. Arriviamo all'altra salto Creative Commons, perché mi sembra di capire che la conosciate già, però le famose eccezioni al diritto d'autore che gli americani invece chiamano fair use, l'avrete già sentito nominare. Fair use cosa vuol dire? Uso leale sarebbe, no? Il fair play nel calcio è giocare in modo leale. Gli americani hanno un principio un po' ampio, generico, perché loro ragionano così, hanno delle norme un po' più ristrette e lasciano che sia poi la giurisprudenza a regolare i vari casi, e dicono che il fair use di un copyrighted work, quindi l'uso leale di un'opera ancora copyrighted, ancora sotto copyright, is not an infringement of copyright, cioè non è violazione di copyright, se è fatta, vedete, per scopi come la critica, il commento, la cronaca, l'insegnamento, lo studio e la ricerca, scholarship or research. Detto così sembrerebbe che in tutti questi casi tu il diritto d'autore non te lo fili, risolto il problema, tutto libero. In realtà non è proprio così semplice, perché dovremmo studiarci pacchi di sentenze delle corti americane per capire come di volta in volta è stato calibrato il fair use. Il tema del fair use è quello che sta continuando a entrare in gioco in questi mesi per la questione dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Cioè il dubbio è proprio quello: l'addestramento di intelligenza artificiale è fair use o no?
Ovviamente secondo ChatGPT, secondo OpenAI, assolutamente è fair use, secondo New York Times no. E finché non arriverà almeno una o due sentenze, siamo lì in questo thriller. Io ho la mia idea, però vabbè, vedremo. Noi non abbiamo il fair use, abbiamo una cosa che è più simile a quello che gli americani chiamano fair dealing, cioè non puoi appellarti ad un principio generale, ma devi rimanere in casi che sono stati specificati articolo per articolo, cioè nella legge ci sono tutti i vari casi. Quindi le possiamo chiamare, vedete, aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare. Cioè, se è un bilanciamento, dici ok, c'è un'esigenza di fare insegnamento, di fare ricerca scientifica, di tutelare ad esempio dei disabili che devono accedere a dei contenuti in un certo modo, allora in questo caso il diritto d'autore va in secondo piano rispetto a questo altro interesse più importante. E anche qui sarebbe una lezione di 2 ore, non la possiamo fare, però vi lascio un elenco delle principali, no, vedete, queste sono quelle prima della direttiva, perché la direttiva 2019 ne ha aggiunte un bel po'. Però queste erano, vedete, le principali, articolo 65 è la rassegna stampa e l'utilizzo di notizie, le fotocopie, xerocopie o sistemi analoghi, il famoso 15% della fotocopia di un libro, ecco, quell'articolo è 68. Il prestito bibliotecario, le opere, le cosiddette opere orfane, cioè quelle di cui non si sa più chi è il titolare dei diritti, la citazione e il riassunto a scopo di ricerca, di critica e commento, la diffusione a scopo didattico di immagini e musiche degradate, l'utilizzo da parte dei portatori di handicap, 71 bis, ce n'erano anche altre, vi ho messo le principali. Con la direttiva del 2019 se ne sono aggiunte alcune molto importanti. Questa è quella che si tira in ballo in questi mesi per il discorso dell'intelligenza artificiale, cioè text and data mining per scopi di ricerca, cioè estrarre testo e dati da opere creative ai fini di ricerca scientifica. Chi fa intelligenza artificiale dice, ma noi lo facciamo perché stiamo mandando avanti la scienza. Vabbè, però gli dico, sì, però non sei mente di ricerca, sei un'azienda che fa business. Parentesi che tanto buona parte di queste aziende sono tutte dall'altra parte dell'oceano e quindi il problema europeo per adesso non si pone. Però ecco, in Europa, se sei un'azienda che vuole fare un sistema di intelligenza artificiale, cerchi di aggrapparti qua, a questo caso di libero utilizzo, che nella nostra legge è 70-ter. Poi citazione critica e recensione sulle piattaforme online di condivisione di contenuti, utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche, quelli che noi chiamiamo meme. Ok? Sono questa roba qui, articolo 102 nonies, comma 2. E poi le norme sulle opere fuori commercio. Ribadisco, qua per ogni punto ci sarebbe da fare 5 minuti, 10 minuti di esempi, ma non abbiamo il tempo tecnico di farlo. Le licenze Creative Commons abbiamo detto che le saltiamo, vi dico solamente questo, cioè vedete, è l'ultima gamba dello schema, come potete capire, vi faccio vedere solamente questa metafora che solitamente fa capire, cioè voi dovete pensare alle Creative Commons, a una licenza come una sorta di cartello che trovate all'ingresso di un parco, no? Voi andate a Villa Borghese e entrate, c'è un cartello che dice cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Sapete che il parco è pubblico, però alcune cose non si possono proprio fare, accendere fuochi, calpestare le viole dove ci sono i fiori, no, buttare i rifiuti, fare il picnic, lasciare in giro, ok. Ecco, quando noi parliamo di licenze proprietarie, la licenza proprietaria altro non è che un cartello che viene messo all'ingresso del parco, in metafora ovviamente, che sottolinea i vari divieti, cioè non vi dà delle libertà, ma non fa altro che aggiungere divieti a quelli che normalmente, alle cose che normalmente non si dovrebbero fare. Le Creative Commons fanno esattamente il contrario, cioè tutte le licenze open, quindi anche quelle del mondo open source, software libero, Linux e via dicendo. Cioè sono dei cartelli che servono per sottolineare quali sono le libertà concesse. Come vi ho spiegato prima, l'autore mette una licenza open perché vuole segnalare che alcuni usi sono liberi. Perché se lui volesse tutelarsi, gli basterebbe anche stare zitto e c'è sempre il copyright che parte, come dire, by default va sotto copyright, quindi non avrebbe neanche bisogno di mettere una licenza. Se vuoi essere invece più cattivo, fai una licenza proprietaria, cioè metti un cartello che aggiunge ulteriori restrizioni. Ok? E quindi il risultato è questo. Poi le Creative Commons riescono a creare quella sfumatura di grigio tra il tutti i diritti riservati e il nessun diritto riservato. Infatti loro usano il motto alcuni diritti riservati. Some rights reserved. Più di così mi sembra che sappiate, cioè sono queste 6 più una che è il CC0, messe ovviamente in ordine della più libera, alla più restrittiva, e questa infografica fatta benissimo, poi vi lascio le slide, perché con questa voi avete la licenza Creative Commons e le cose che potete fare e non potete fare, cioè questa è a prova di bambino di terza media, cioè la capisce chiunque, perché basta leggere qua sotto,
e ti orienti. Quindi è una sorta di mega bignamone, di bigino delle Creative Commons. Ve lo tenete lì sul desktop e con questo più o meno vi orientate. Non l'ho fatta io, c'è scritto, l'ha fatta quel tizio lì che è molto bravo a fare infografiche. Va bene.